Cucinando con MD, ciao chef! Ciao! Ciao, bello! Saluto a due mani, guarda! Buonissimo anche il pranzo di oggi, chef! Mi hai detto qualcosa, buonissimo, però... Buonissimo, buonissimo e nuovissimo! Nuovo! Cos'ha di nuovo, chef? No, me lo devi dire cos'ha! Non ci saresti mai arrivata una cosa del genere? Manco a questo abbinamento penso solo io sta allora cosa. Pensiamo a questo abbinamento di chef Ferio, ve lo proiettiamo. Tonno nel... salmonato, che cos'è? Che cos'è? È gli ingredienti, il tonno, salmone affumicato, questo la rucola, la cipolla e poi c'è l'ingrediente segreto che quindi una ricetta dovete che... indovinare una ricetta che permette al, insomma, al salmone e al tonno di vivere insieme una storiella, una fantasia, brava, è una fantasia che mi è venuta strada facendo, mi sono fermato, ho fatto la spesa e ti è venuta e partorito, no? Questo estro quindi, culinario quindi. Mary, allora usiamo la cipolla della linea Mario. Sì. Cipolla bella, guarda, tritata, pronta, già pronta all'uso, con il suo bricchetto, lo usate, lo riponete in alto nel surgelatore, ci piace. Lo riutilizzate la prossima volta che vi serve, quindi non avete più, ma ne serve proprio, come dicono poca. A Milano, nandicchia. Come dicono a Milano? Come dicono a Milano, nandicchia. Un poco, nandicchia, ne serve pochissimo. Perché deve solo profumare... Un po' l'olio? Deve solo profumare. Allora, attenzione, attenzione, parte da ora anche quest'oggi, non solo la ricetta deve del giorno, ma anche profumare. Il gioco che puntualmente vi stiamo proponendo nel nostro spazio di Cucinando con MD, ovvero riuscire ad indovinare l'ingrediente segreto puntualmente. Chi riesce ad indovinarlo vincerà un buono spesa del valore di 100 euro. Spendibile all'interno del supermercato di MD. Chef Ferio ha in realtà detto tutti gli ingredienti che gli occorreranno per la preparazione di questa ricetta, solo uno lo utilizzerà, ma in realtà non lo menzionerà. A no. Menzionarlo sarete voi, quindi cercando di scoprire quando viene utilizzato, in quale momento. Un aiutino, posso dare? Sempre. Lo amo tantissimo. Molte volte Chef Ferio ha appunto criticato. Ho avuto critiche per questo ingrediente, soprattutto dal nostro caro Vittorio. Preabuso e straabuso di questo ingrediente che piace. Però ci piace assai. A me mi piace. E diciamolo, chef, che ci piace con assai. Con la marmellata pure mi piace. La marmellata e poi lo mettiamo con in ogni salsa, diciamo anche. Con la dai. Marmellata pure mi piace, Mary. Molte volte quindi. Serve a mantecare anche un po' di pasta, sai, nell'ultimo momento. Sa bene dappertutto, sa secondo me. È passato. Ok, andiamo a vedere. Non per tutti, c'è qualche critica che ha avuto si astiene? Con questo ingrediente che io uso da tanti anni, che mi accompagna in questa c'è avventura culinaria. C'è stato un periodo in cui Chef Ferio infatti lo ha eliminato, l'ha eliminato, poi l'ha ripreso. Qualche annetto, l'anno scorso l'ho cancellato perché avevo critiche in continuazione, ma poi ho pensato... Ma io devo fare quello che mi piace. Che ti piace. Allora, quindi, allora Mary, andiamo avanti. Asciughiamo un poco il nostro trancio di salmone, che poi è un trancio di salmone bellissimo, questa è una bistecca di tonno, perdona, non di salmone. Questa è una bistecca di tonno che va bene anche alla griglia con un po' di pomodorino, rucola e scaglie di grano, andrebbe bene. Ma noi non ci accontentiamo di questo, andiamo oltre. Andiamo oltre, che facciamo? Quindi abbiamo insaporito con la cipolla. Perfetto. E andiamo ad aggiare il nostro salmone. Quindi trancetto di tonno. Di tonno. Continua a dire salmone. Pepiamo. Tra l'altro il trancetto di tonno ha una cottura un po' diversa dal salmone. Ma il salmone abbiamo preso, abbiamo comprato quello affumicato. No, dico, in termini di cottura un po' diversi. No, questo è già cotto, non dobbiamo quindi non devi, dobbiamo solamente adagiarli. Questo. Sì. No, io vado oltre, Mary, io vado oltre. Andiamo oltre? Andiamo oltre a questa nostra fantasia, facciamo, noi a fantasia facciamo viaggiare. Quindi, cominciamo ad assemblare il nostro piatto, con un po' di rughetta. Io già so tu come immagini l'impiattamento, no? Esatto, ma secondo me che è proprio la bistecca quello... la metto là. Esatto, invece è proprio no, non ci siamo proprio. Non è quello Mary che Mary. Pensiamo noi. Assolutamente no. L'importante ecco è non fare annerire la cipolla, quindi quando vediamo che qualche
dobbiamo essere quadrettino pronti a girare. Quadrettino di cipolla, esatto, si sta annerendo. Abbassiamo un po' la fiamma e teniamo sotto controllo. Il tonno, questo è congelato, quindi abbattuto, può essere mangiato anche al sangue, quindi andiamo tranquillo, come va servito. Quindi faremo una grande bistecca di tonno. Cioè, ma che ci azzecca la cipolla? Ci azzecca. Ci spiegherai fra poco. La cipolla dà quella spinta in più e sta bene, benissimo, con il salmone affumicato. La sperimentazione di questo dualismo che hai deciso di portare nelle cucine. Deciderai di portarlo anche... botta di fantasia. Questa fantasia... Aggiungiamo un po' di sale. La porterai anche fin dentro la cucina del ristorante mangiando sul serio? A me queste sono fantasie momentanee. Che non, quindi al momento. Di solito non hanno un seguito, ma veramente faccio. Poi mi rivengono in mente nell'arco del tempo, rivedo qualche puntata e la propongo in giornata. Vedi, questa è una ricetta semplicissima. Il burro serve sia a profumare il tonno e sia ad ammorbidirlo ancora di più. La cipolla a dargli quella marcia in più, sai, come l'erba cipollina in insalata, in un risotto, ti dà quello spunto in più e il salmone va a nappare tutto il resto. Allora, con le cipolle e andiamo a condire la nostra rughetta. Il fondo che mi è venuto fuori, esatto, serve per condire la rucoletta. Continuiamo la cottura. Adesso abbiamo qualche minuto in più. Apriamo il piatto. Questo è un piatto, è un secondo punto estivo, chef, è piacevole. È un secondo che bene. Lo possiamo mangiare anche freddo. Quindi lo cuciniamo e poi lo mangiamo magari più tardi. Tranquillamente. La cottura quale consigli, chef? Hai detto questa qui. La cottura del tonno deve essere scottato, il tonno. Un tonno cotto, mangiatevi la scatoletta di tonno. Come consiglio, quindi se volete il tonno cotto usate la scatoletta, non usate il tonno fresco. Allora Mary, andiamo a comporre il nostro tonno. Naturalmente è stato inserito l'ingrediente, è stato inserito? Sì, abbondantemente pure. L'ingrediente segreto oppure no? Anche abbondante. Tra poco pronti per telefonare 081 197 51522, chi ha già scovato l'ingrediente segreto del giorno per questa ricetta titolata, chef, ricorda il titolo della ricetta? Il tonno salmonato. Tonno salmonato. Non c'azzecca niente, però mi piaceva. è divertente come nome. È sonoro. È sonoro, il tonno salmonato. Tonno salmonato. Che è un pesce che non esiste. L'abbiamo inventato noi. Quindi è un piatto che può essere servito insalatina. Anche freddo. Vedi? Al limite io l'avrei arricchito, però non voglio, sai, andare oltre. O con qualche spicchio d'arancio al vivo, spicchio d'arancio. Però visto che il colore mi ricorda tantissimo l'arancio. Uno spicchio d'arancio a vivo, tagliato a vivo, senza pelle solo. Però mi ci vuole un po' di colore giallo. Ho questo latterino in dispensa, che non è l'ingrediente segreto, attenzione. Tutte quelle che no, l'hai detto, infatti. Tutto quello che nomino non è segreto. Quindi. Gianluca, buongiorno. Sì, ciao. Ciao. Hai scoperto Gianluca. L'ingrediente segreto, Gianluca? Sì, io la sento. Sì, grazie per seguirci. Vi chiedevo, hai scoperto già l'ingrediente segreto? Qual è? Sì, ne avete parlato all'inizio, è il burro. Ma bravissimo, bravo. Grazie mille. Complimenti Gianluca, vinci un buono di spesa spendibile all'interno del supermercato di MD del valore di 100 euro. Complimentissimi. Andiamo a te. Andiamo insieme a fare la spesa, io e grazie te, così mille. Compriamo tanto burro. Grazie mille. Grazie a te. Grazie mille. Lo ciao, mettiamo Gianluca, in dispensa, ciao. Buon lavoro. Grazie ciao. Anche a te, buona giornata. È stato facilissimo questa volta. Semplicissimo, perché già loro lo sanno che io amo il burro. Seguono questo momento. Amo il burro. Saluta. E anche il salmone, ama anche il salmone che mangia puntualmente crudo, quindi io il salmone un bacio, non doveva cuocersi, il chef Ferio era già pronto all'uso,
grazie per questa ricetta buonissima e come al solito, lo dico tutte le volte, chapeau chef Ferio, perché ci sa preparare in così pochissimo tempo delle ricette davvero superlative e facili veramente da replicare nelle nostre case, per le nostre famiglie. Vi saluto anche io perché già ho finito di mangiare. Grazie chef. Un bacio chef. A tutti, buon appetito. Bacini Mariù, vi aspettiamo nel Cucinando con MD 12:55 circa all'interno dello spazio di Mattina 9 con le ricette di chef Ferio e con l'ingrediente segreto per vincere chissà un nuovo buono spesa dei valori di 100 euro da MD. Bacini Mariù, ciao!